Storie a buon mercato, tra un sorriso e un agnolotto. Oggi vi racconto una storia che ha il profumo del grano. Il segreto delle mie polpettine. Solo con il suo bel sorriso, sì, anche se aveva la mascherina e non ci vedevamo da un po', grazie al suo solare sguardo che esplodeva dai suoi occhi, mi aveva colpita. L'avevo riconosciuta, con mio piacevole stupore. Era il fine mattinata di un venerdì in via Onorato Vigliani. Si trattava di una cara cliente, una dolce signora, la quale, abitando in un piccolo paese fuori Torino, non riesce a venire spesso in città, ma ogni tanto, cercando di conciliare lavoro e impegni, anche se sempre di corsa, si ritaglia un po' di tempo per farsi un bel giretto al mercato, facendoci abitualmente visita, davvero affezionados. Ci salutiamo con la consapevolezza di non esserci più viste di recente, viste perlomeno personalmente, perché con mio grande piacere devo dire che lei è una delle moltissime che mi seguono nei broadcast, che con fatica e passione gestisco coccolandovi da più di 10 anni. Come stai, carissima? Le chiedo subito, e lei, con la sua innata calma e dolcezza, mi spiega varie faccende che le hanno impedito di raggiungerci nell'ultimo periodo. Nel frattempo le preparo gli agnolotti con l'arrosto che metterà via a surgelare, tenendoli come preziosa scorta, e mi accenna che li preparerà con un bel sughetto e polpettine. All'improvviso scivoliamo piacevolmente a parlare di antiche ricette e usanze di paese. Mi sembrava quasi di sentire il suo profumo, di percepire il suo caldo colore, di perdermi nelle sue immense ludiche distese. Mi stava parlando del grano. Lo sai, Marinella, che io preparo 20-30 pani fatti con il mais? Poi lo grattugio, lo congelo e lo adopero nel preparare le mie polpettine. Ecco il segreto della loro bontà. In quel momento è come se le altre 1000 ricette che già conoscevo sul come preparare delle deliziose polpette non esistessero più, perché ero affascinata, attratta e completamente persa dalla sicurezza e dalla passione con la quale mi stava spiegando la sua preparazione. Devi sapere, Marinella, che mio marito va anche a raccogliere il grano e poi, seguendo vari passaggi che neanche io saprei spiegarti, lo lavora sino ad ottenere la farina di mais. Più mi raccontava questi aneddoti, più mi sentivo piacevolmente coinvolta, rivedendomi quasi sommersa dalle enormi pannocchie nelle quali anche io da piccola mi perdevo, giocando liberamente nella bella Leini che, come piccolo paese, vantava immensi prati e distese di campi di grano. Mi ha fatto vivere un flashback che mi ha catapultato affettuosamente nella mia infanzia, che spesso ritorna e si miscela nel presente, rubando quegli attimi quotidiani, sempre frenetici, e regalando a quegli attimi un po' di fertilizzante, il miglior fertilizzante, quello del nostro passato. Ricordo ad esempio che da piccola mia mamma mi mandava a prendere il latte direttamente appena munto con un contenitore in latta, e quando entravo nella stalla, attendendo che la contadina me lo mungesse in diretta, giravo tra le varie mucche. Quello per me era il più bel Luna Park. Ormai è raro sentire in città storie di questo genere, storie fatte da gesti semplici come raccogliere il grano, preparare tanti panetti e infornarli. E non è finita qui, perché devi sapere, Marinella, che noi non ci teniamo tutto quel pane, ma ce lo dividiamo con i vicini, è nostra usanza. Che dire, già ero stata colpita dalla raccolta del grano, ma sentire anche la parola divisione, che al giorno d'oggi sembra quasi estinta, mi ha davvero commosso. Ma forse noi, gente di città, non possiamo comprendere fino in fondo la magia e il forte legame, la felicità che si riesce ancora a vivere nelle piccole borgate di periferia. E a te che cosa piace dividere?